Ehi là, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sto per fare un video che volevo fare da tantissimo tempo, davvero tanto, perché è una cosa che volevo provare, avevo sentito 3000 recensioni. Vabbè, allora, non faccio la misteriosa perché tanto l'avrete letto dal titolo. Quindi, sto per fare un video sul Dyson Airwrap. Ebbene sì, non vedevo l'ora di provarlo, di averlo. E allora, per chi non lo sapesse, questo è un aggeggio, lo chiamerò un aggeggio. No, vabbè, è un phon barra piastra che appunto mette in piega i capelli come se fosse un ferro, ma con un getto di aria calda e non appunto di un calore estremo sul capello. Allora, questo coso qua è la sua scatolina in pelle, non so se è vera o finta, boh. Comunque si apre così. Qua abbiamo questa specie di tovaglietta appoggia aggeggio, ma vabbè, non è molto utile secondo me perché non si riscalda come una piastra, quindi potete tranquillamente appoggiarlo sulla superficie dove state lavorando, perché appunto non si riscalda come una piastra, un ferro, quindi non scotta. Questa è la versione completa, ovviamente l'ho già usato un po' di volte, come vedete è tutto in disordine. Allora, ve lo faccio vedere subito. L'aggeggio in questione è questo. Questa è la parte fondamentale, appunto, il corpo madre di questo aggeggio, appunto. C'è un sistema qua dentro che loro chiamano coanda, praticamente fa girare l'aria, fa una specie di vortice che poi fa fuori uscire dalle varie spazze, dopo vi mostro. E appunto, questo è appunto il corpo madre, non è assolutamente pesantissimo. E quindi adesso vi voglio mostrare, voglio spiegare un po' la mia esperienza. Ho sentito, voglio fare anche questa, voglio dire la mia, perché ho visto molti video, molte opinioni contrastanti l'una con l'altra, quindi volevo dire la mia. Alcuni dicono si sono trovati male, altri molto bene, eccetera, eccetera. Allora, il mio parere è un ottimo aggeggio. Un'innovazione che appunto solo Dyson ha fatto, quindi non ve l'ho detto, ma ha un prezzo di 500 euro tutto completo, quindi a varie spazzole. È un prezzo molto alto, ma secondo me appunto non è giustificabile, però è un aggeggio che davvero solo Dyson ha creato per la prima volta. Ci sono altre aziende, altre marche che hanno proposto un'innovazione del genere. Allora, questa piega, ho fatto questo mosso con il boccolatore, lo chiamo così, fantastico, quello più grande, e se no c'è anche quello piccolo, ma io uso sempre quello grande. L'ho fatta ieri sì, e devo dire che comunque anche dormendoci sopra l'effetto è comunque molto naturale, carino, cioè mi piace. Quindi ok, allora io devo dire, ho un capello abbastanza grosso, pesante, crespo, quindi in generale, ma anche con la piastra, mi durano i boccoli, mi durano tanto, non ho uno spaghetto, quindi che si smolla dopo 2 ore di piega, fortunatamente, vabbè, non mi lamento. E quindi devo dire che questa mi piace. Io lo sto amando tantissimo, ma la cosa che mi preme dirvi è, bisogna saperlo usare. Bisogna saperlo usare perché se appunto non si ha la manualità, comunque ovvio, i primi 2 giorni non sarà facile prendere la mano, capire come girano i vari aggeggini, però bisogna saperlo usare. Anche perché se no dopo non vi piace appunto per quello, appunto questi pareri, ma ho visto comunque video di gente che lo prova. Far arricciare i capelli se li fa arricciare, ma invece questo è proprio un motore che permette al capello di arrotolarsi da solo. Dopo lo vedrete, si arrotola da solo,
Bisogna però comunque avere una manualità comunque abbastanza sì, importante. Non bisogna star lì così con il phone in mano, ma bisogna un po' tirare il boccolo. Questa è una piega come se voi andaste dal parrucchiere, ok? Quindi è una piega come fatta dal parrucchiere, ma a casa, quindi risparmiate anche nel tempo, li recupererete questi 500 euro secondo me. Quindi innanzitutto, se uno dovesse spendere 500 euro, spero si informi come funziona. Io ho visto tantissimi tutorial, si informi bene, non è che va, o meno io no, ma chi ha soldi da buttare così magari lo fa. Io assolutamente guardo recensioni eccetera eccetera per capire proprio come funziona. Quindi basta poco per chi ha abbastanza manualità, diciamo che a prova di, oddio non voglio essere, ma di scemo, cioè adesso è abbastanza facile. Quindi io vi mostro un po' gli aggeggini. Allora, troviamo questo. Ok, allora comunque si mette tranquillamente così. Questo è il pre-styler, quindi per togliere l'umidità, perché non è così potente come un fono. Serve appunto per asciugare un po' la radice, togliere l'umidità dalle lunghezze, ma non, vabbè, c'è chi lo utilizza anche proprio solo così asciugandolo, ma non ha senso. Allora non compratelo il Dyson per asciugarvi i capelli solo con questo, perché non servirà a niente. Qua c'è un bottoncino, quel bottoncino qua, che tirandolo in giù esce il suo aggeggino. Poi cos'è che abbiamo? Abbiamo quattro coni. Ne abbiamo due più grandi e due più sottili. Io quelli sottili li sto rivalutando. Prima usavo solo quelli grandi, ho provato anche quelli sottili e devo dire che tengono molto di più la piega, perché li fanno più piccoli, ma tanto dopo col tempo si aprono, quindi l'effetto è sempre naturale. Mentre questi durano un pelo di meno, ma comunque durano, perché ti fanno il boccolo più grande, quindi tende a smollarsi prima. Comunque hanno due direzioni le freccettine, quindi l'apertura dei vari boccoli, diciamo così, sia di questi sia di quelli piccoli. Allora, come vi dicevo, allora si mette appunto l'aggeggio. Questo aggeggio fa sì che il capello si attorcigli da solo, cioè non dovete, proprio io ho visto gente che faceva così, poi si ingarbugliava, assolutamente no, è fatto apposta. 500 euro appunto per questa innovazione, quindi mi raccomando, non attorcigliatelo, si attorciglia da solo. Una volta attorcigliato da solo, ovviamente, adesso vi faccio vedere che non è acceso, non state ferme così, ma comunque muovete l'aggeggio, l'air wrap, per fare ancora più movimento. Non dovete stare ferme così ad aspettare. Una volta, allora qua in mezzo si accende, così sarebbe acceso. Una volta che avete fatto il vostro boccolo, qua c'è l'aria, allora qua c'è l'aria tutta calda e qua c'è la massima potenza. Una volta che avete fatto il boccolo, dovete tirar su questa levetta e stare immobili, in questo caso con l'aria fredda, per far raffreddare appunto il nostro boccolo, in modo che resista di più col tempo. Una volta un attimo raffreddato, 2 secondi, 3 secondi, mollate. Non tirate via il boccolo con, perché ho visto anche questa, con appunto il phone, diciamo così, ancora acceso, perché gli altri capelli dopo andranno qua e là e si va a rovinare tutta la piega, ma si rispegne tirando in giù, ok, e si toglie. Molto semplice, molto easy, a prova di tutti, come dicevo, non voglio ripetere niente, ma comunque sì. Così funziona. Dopodiché troviamo due spazzole per lisciare i capelli, che anche queste le adoro. Fanno proprio il capello liscio, anche lucido devo dire, cosa che il phon non sempre fa. Io col phon prima utilizzavo la spazzola, li tiravo, devo dire che uscivano lucidi, ma così con questo comunque davvero anche questo li fa molto lucidi.
due spazzole. Questa senza dentini rosa per capelli comunque più spessi come i miei, più crespi, più ricci. Non ne ho ricci, comunque ho quel crespo mosso fastidioso che neanche con una pettinata andranno via, ma fa niente. Mentre questa è per i capelli già lisci, già un po' più sottili, non crespi, quindi una passata e via. Quindi non è per me questa, ma io utilizzo questa. Allora, questa è una spazzola che potete usare anche dopo il boccolo, ok? Sempre con l'aria andare a pettinare il boccolo. Adesso, vabbè, non è il sistema corretto, ma comunque potete tranquillamente fare questa cosa, o comunque semplicemente per fare una piega liscia va benissimo, è super super bella, è un effetto stupendo. Allora, si prende comunque la ciotola, dovete prendere da sotto e tirare un pochettino, ovviamente, cioè non una pettinata via idem, ma anche qua un po' così e un po' così, dipende cosa, che effetto volete. Se lo volete bello attaccato, partite da qua e andate in giù. Se lo volete un po' più voluminoso, fate da sotto a sopra, diciamo. Quindi anche questa spazzola devo dire che mi piace tantissimo per i miei capelli comunque mossi e crespi. Infine abbiamo questa spazzola, una vera spazzola come quella proprio da mano. Questa spazzola, anche questa mi ci trovo benissimo, anche perché io prima usavo sempre questa tipologia di spazzola con i dentini così, e questa dà invece ancora più volume ovviamente della lisciante, o così, dipende come siete abituate, o così. Comunque è molto versatile davvero, potete davvero fare una piega ottima con questo aggeggio. Sì, è costoso, se lo desiderate fate mettere da parte i soldi, le collette dai parenti, amici o quello che è, ma io appunto io ve lo consiglio tantissimo. Come vi dicevo, ho sentito pareri discordanti, che non è bello, non serve a niente, non funziona. Secondo me chi dice così non ha capito proprio come usarlo, non è un'offesa, cioè sono molto tranquilla, anzi. Però a mio parere è così. Comunque spendere 500 euro e non sapere neanche come funziona, comunque dare un parere così a caso, diciamo, prima bisogna sempre informarsi. È un aggeggio nuovo, innovativo, non c'è nessun altro aggeggio di questo tipo, con questa innovazione è davvero nuova. Con questo, perché appunto, come vi dicevo, dentro fa un effetto vortice, l'aria non viene fuori così a caso. Appunto fa questo effetto vortice che permette di sboccolare i capelli da soli a prova di, ecco. Quindi io ve lo consiglio, ok? La GHD, la piastra più bella del mondo, eccetera eccetera, sì, ok. Lucida forse un pelo di più il capello con il boccolo, non dico con il liscio, perché con il liscio anche questa spazzola lucida parecchio. Ma vabbè, col boccolo magari sì, la GHD lucida, ma anche questo tranquillamente, cioè guardate qua, super ottimo. Allora, la parte che io adoro di questo, che si può fare una piega come dal parrucchiere senza ferro, senza piastra, quindi non c'è quel diretto calore che emana la piastra sul capello, quindi non c'è quel pericolo di bruciare il capello. Qua stiamo parlando di aria, è solo aria, ok? Che anche il phon si dice che rovina i capelli, ma forse è l'1% rispetto alla piastra. Quindi devo dire che è davvero un ottimo aggeggio, sono molto molto contenta. Non dico di non usare più la piastra, però mette in piega i capelli come se fosse una piastra, risparmiando comunque sul calore estremo a contatto proprio con i capelli, quindi il phon ovviamente, l'aria calda sì, ma non sarà mai a contatto con i capelli, quindi top, lo amo. E basta, penso di aver parlato troppo, spero di aver detto la mia, aver spiegato un po'
come funziona tutto questo. Comunque io sono molto soddisfatta, è bellissimo. Anche vabbè, fuori comunque è proprio bello esteticamente, non pesa, pensavo molto di più, ma è super leggero, tranquillissimo da utilizzare e basta, lo metto via direi. Ok, il video è finito, spero vi sia piaciuto, spero vi sia piaciuta la mia recensione, spero sia stata utile anche per voi, per chi volesse comprarlo. Io ve lo consiglio assolutamente al 100%. Il prezzo non è prettamente corrisposto a tutto ciò, magari poteva costare anche qualcosina di meno, ma comunque ne vale davvero la pena. Secondo me col tempo andrete a recuperare i soldi che si spendono dal parrucchiere, perché comunque la piega è quella del parrucchiere. Fa tutto lui, vi aiuta tantissimo, quindi questo è. Ecco, basta, concludo qua. Ripeto, spero vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile. Lasciate un like di supporto se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale. E che dire, noi ci vediamo presto con un prossimo video. Un bacione, ciao!